Aspetta, ok, ci siamo. Ciao Francesca, Ciao eccoci. Elena. Ciao. Senti, sai, in questi giorni stiamo chiamando alcune persone che frequentano mare perché giustamente ci mancate e visto che non possiamo vedervi fisicamente, insomma, abbiamo deciso di videochiamarvi per sapere come state, cosa state facendo, come state vivendo un po' questa quarantena. E io ho pensato di chiamare te perché so e ti vedo spesso a mare perché insomma passi spesso il tuo tempo libero lì e alcune volte ci aiuti anche lavorativamente. Quindi so che molte persone dello staff ti conoscono e sicuramente avranno piacere anche di vedere e sapere come stai. Come stai? Grazie, io sto bene, tu come stai? Bene, bene, dai, la sto prendendo con filosofia, tranquillità, perché insomma, o si fa così, o è inutile andare in panico. Tu Certo. come la stai vivendo? Io abbastanza bene, cerco di organizzarmi le giornate, di avere il tempo abbastanza pieno, in maniera tale che mi passino abbastanza veloci. Niente, sto cercando di fare così. Senti, ma tu che lavoro fai? A Io insegno scuola? di scuole medie. Scuole medie. Sì, scuole medie, faccio l'insegnante di sostegno. Quindi in questi giorni stai facendo lezioni online? Sì, siamo partiti praticamente quasi subito. Sì. Sì. Ma i ragazzi frequentano, cioè si collegano. Non tutti, ci sono delle classi in cui si sta lavorando veramente bene, quindi tutti sono presenti e partecipano alle lezioni, e altre invece in cui quelli attivi sono davvero pochi, su 20 saranno 6 o 7. Però ci stiamo attivando pian piano anche con loro a trovare altre strategie per riuscire a far arrivare contenuti a tutti anche in altri modi, tramite WhatsApp, perché alcuni non sanno usare bene il computer oppure non ce l'hanno proprio, hanno problemi di connessione. Ci stiamo un po' adattando a tutte le varie esigenze. Infatti, sì, immaginavo. So questa cosa anche da mia sorella che insegna anche lei, che insomma non tutti riescono a frequentare. Senti, ma come, cioè, tu stai vivendo un po' di difficoltà rispetto al lavoro insomma, fisico che facevi? Riesci a fare comunque il tuo lavoro cioè, in maniera soddisfacente per te o? Allora, è particolare perché essendo io un insegnante di sostegno, ho un rapporto con i ragazzi, ho proprio bisogno del contatto visivo con loro, cioè reale, non tramite uno schermo, perché cambia completamente il modo di insegnare, ti devi adattare a tutte le varie necessità, i vari cambiamenti di umore, e questa cosa con la didattica a distanza riesce molto più difficile, cioè diventa più una cosa meccanica, ti do il compito, lo esegui, ti spiego, ti aiuto, ma non è mai come quando hai a che fare con loro di persona. Immagino. E come sono Quindi, i ragazzi che segui? Stanno bene, stanno cercando di reagire a questa cosa con difficoltà perché hanno proprio l'esigenza di andare in giardino, di prendere la bicicletta, di giocare a pallone, ma stanno cercando, credo che stiano soffrendo molto più di noi, ma stanno concentrando e stanno capendo che è necessario adesso fare così. Stare a casa e cercare di fare tutto da casa. Eh sì, mi sa che è la fascia che più soffre questa restrizione di stare in casa, no? Poi soprattutto a Milano
Cioè, le case sappiamo che non sono così grandi, per cui vivono sicuramente del disagio, no? Senti, ma a te cosa manca di più? A me mancano i rumori, mi manca il rumore della gente, il rumore del traffico. Non lo so, ci sono dei periodi in cui mi mancano più delle cose, periodi in cui me ne mancano più delle altre, ma proprio oggi mi sono resa conto che mi mancano i rumori, il caos, la gente che parla, le macchine per strada. Viva, insomma. Sì, c'è questo silenzio che a volte è piacevole, a volte è soffocante. Capisco, ti capisco. Se sento troppo silenzio, non mi tranquillizza, anzi, anzi. Ma tu hai una finestra che dà sulla strada, cosa vedi dalla tua finestra? Allora, io sono fortunata perché abito in una casa che fa angolo. È un balcone, quindi ho questo balcone che dà su questo grande incrocio in zona Lambrate e ho modo ogni tanto di appassarmi e E vedere, vedere. passa, passa. Vedere qualcuno che passa, chi torna dalla spesa, chi porta giù il cane. Sì. Eh sì, quando proprio mi manca l'aria, almeno ho un balcone. Sono fortunata perché c'è chi a Milano non ha neanche quello. Esatto. Ma tu, visto che hai una bella visuale, hai visto fare qualcosa ai tuoi vicini, flash mob che si sono attivati, insomma, in questo Sì. momento, no? Sì, è stato bello soprattutto all'inizio della nostra quarantena, perché adesso non li stanno più facendo, però ci sono stati 2 o 3 giorni di fila in cui verso le 18 io mi affacciavo dall'altra parte perché ho anche un'altra finestra in camera e niente, c'era gente sul balcone che beveva un calice di prosecco piuttosto che una birra e alcuni riuscivano a trasmettere questa musica che si sentiva per tutta la strada Sì. e alcuni di noi cantavano, anch'io cantavo a squarciagola, ero felicissima. Cosa hai cantato tu? Bello. Abbiamo cantato Bella Ciao con il piccino di fronte, gli altri erano un po' più timidi, io e lui eravamo più lanciati e urlavamo e cantavamo, eravamo felici con la birra in mano, è stato un bel momento. Bellissimo. Ma tu sei a contatto con qualche vicino, vicina? Avete, insomma, qualcuno ha fatto qualcosa per te o viceversa? Allora, io sono molto fortunata perché sul mio stesso pianerottolo c'è una coppia di amici. Ah, beata te. Quindi, cioè, ovviamente non ci vediamo sempre, cerchiamo anche noi, anche se siamo così vicini, ma di stare a casa, Sì. però ci concediamo il sabato, la domenica, un pranzo, una cena o una giocata insieme. Sempre ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ci scambiamo i favori perché magari capita che uno di noi è al supermercato, allora può prendere qualcosa per qualcun altro, oppure si fanno i biscotti e ce li dividiamo, anche con altre cose abbiamo fatto così. Cerchiamo di farci compagnia almeno tra di noi, visto che abbiamo questa fortuna di essere vicini. Infatti, infatti. Senti, e tu vivi con il tuo ragazzo, giusto? Sì. Eh? E lui è a casa? Sì, perché che lavoro fa? Milano. Lui è un cuoco, lui fa il cuoco e quindi ristoranti chiusi e a casa anche lui e condividiamo insieme questa quarantena. Ma sta facendo il cuoco in casa o è in ferie anche Fornelli? No, no. Ha preso pieno possesso della cucina, quindi non ci facciamo mancare niente, biscotti. Panzerotti, no, 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 no. Ma chi cucina tra te e lui? Cucini più tu o più lui?
Ma io posso dire che in egual modo cuciniamo entrambi, dipende da chi è più ispirato o più annoiato. A volte litighiamo per chi deve cucinare, perché così possiamo impegnare il tempo a fare qualcosa e quindi litighiamo per chi deve prendere il possesso della cucina. Però Sentite, il più buono che avete preparato insieme in questi giorni. Ne abbiamo fatti diversi, però avevo tanta tanta voglia di un calzone fritto, che buono buono si mangia solo a Lecce, la città dalla Ci quale vengo. panzerotti. Panzerotti, sì, da noi calzoni, e poi da Brindisi in su mi sa che li chiamano panzerotti. Buonissimi. Li abbiamo preparati, era la prima volta che li facevamo insieme, sono venuti buonissimi. Ed è stato bello prepararli perché ci siamo coordinati, uno lo riempiva, l'altro lo friggeva, quindi è stato bellissimo. E li avete portati ai vicini o li avete mangiati tutti voi? Bene, No, li abbiamo distribuiti al vicinato. bene. Senti, ma tra te e il tuo compagno c'è qualcosa, insomma, che non va rispetto, insomma, a questa convivenza forzata? Cioè, la state vivendo bene o ci sono, insomma, dei momenti un po' no? Sostanzialmente la stiamo vivendo molto bene. Ci sono dei momenti in cui io sono un po' nevrotica, probabilmente fra i due, quella che sente più l'esigenza di uscire, quella che sta sempre in giro, quella che ha voglia di conoscere gente, sono io. Quindi probabilmente tra i due sono io quella che sta soffrendo di più il fatto di stare in casa, di non poter uscire. Quindi mi innervosisco e quindi divento un po' intrattabile, però cioè, sono momenti che durano davvero poco perché poi la situazione è comunque difficile per tutti e quindi si cerca di stare calmi anche Certo. nei momenti un po'. Certo. Senti, invece stai sentendo qualcuno, fai videochiamate? Sì? Hai Sì. Quello tanto. non facciamo mancare, no, quasi, non dico tutti i giorni, ma quasi, sento la mia migliore amica che si chiama Annalisa, con lei ci sentiamo tutti i giorni, la mamma, e almeno una o due volte alla settimana ci facciamo questi mega aperitivi, nel senso che ci connettiamo e arriviamo a essere anche 7-8 persone, ed Bello. è bello, è bello. Sì, 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 sì. Prepariamo i nostri cocktail o birrette, ognuno a casa sua e condividiamo insieme questo momento come se nulla fosse, come se fossimo al bar. Magari al bar di mare che mi manca tanto. Infatti dopo capiremo, insomma, cosa ti manca di più di mare. Ma invece volevo chiederti, ma te le giornate ti volano via o passano così un po' lentamente? La maggior parte mi sto stupendo perché la maggior parte delle giornate mi volano via. Vero? Sì, Anche sì. io ho questa percezione proprio del tempo che mi sfugge un po', no? Da Sì. anni. Cioè, quindi, cioè, ti svegli, fai quelle due o tre cose, cerchi di attivarti, il tempo di è passata la giornata. Cioè, è una cosa che effettivamente poi penso, come mai, cioè, riuscivo prima a fare tutte le cose che facevo? Non me lo spiego, non me lo spiego, guarda. Impazzi, chissà come sarà dopo. No, vabbè, non vedo l'ora, però chissà come reagiremo, no? Sì. Ma tu invece hai paura di qualcosa? Sì. Sì, allora la mia paura più grande è di non riuscire a vedere il mare. La mia paura più grande è quella, anzi, ti racconto l'altro giorno, 2 o 3 giorni fa, l'ho proprio sognata questa cosa. Ho sognato che quest'anno, a causa del virus, non avrei potuto andare al mare e mi sono svegliata in lacrime, piangendo. E ti posso dire che al momento la mia paura più grande è proprio quella.
No. di non riuscire a vedere il mare ad agosto. Guarda, io spero con tutta me stessa che riusciremo, insomma, perché vabbè, ancora agosto, per agosto mancano 3 mesi e insomma speriamo che passerà del tutto, almeno in parte, insomma, per riuscire a muoverci un po', no? Speriamo. Cioè, almeno una settimana di benessere fuori casa, poi chi vuole andare al mare, chi vuole insomma andare dove si sente meglio, però necessario perché insomma capisco insomma che sia pesante. E niente, ma c'è qualcosa che ti aiuta ad affrontare un po' i momenti più tristi? Cosa? Sì, la mia Vai. gatta. Sì? Dai. Sì, la mia gatta mi aiuta. A volte la domenica mi sento un po' più triste. Non lo so perché proprio la domenica. Di solito uscivo sempre il giovedì, il venerdì, il sabato, quindi forse avrebbe dovuto essere quello il giorno più triste. E invece no, mi capita la domenica. Allora, la domenica poi sono triste, quindi non ho voglia di fare niente. E sono sul divano. C'è la mia gatta che mi coccola, che mi fa compagnia e quindi mi aiuta. Lei mi aiuta tanto. No, su questo siamo allineate perché guarda, c'è una gattina proprio qui dietro che mi sta sempre. Ah, fantastico! Che bella! Ciao! Ciao, saluta. Come si chiama? Si chiama Kalinda. Il nome. Io la mia non te la riesco a far vedere perché non sta in braccio. No? Tragica. No. Indipendente. Potrei anche provare a prenderla, ma sta anche dormendo, quindi mi sa che la lascio dormire. Sì, dai, anche la Non mia. si vendica e poi mi sveglia lei a me. Altra domandina che mi piacerebbe farti, ma c'è qualcosa che hai dovuto rimandare? Qualcosa che ho dovuto rimandare. Vabbè, adesso non mi sta venendo in mente nulla, nel senso che sì, a Pasqua avrei voluto viaggiare. Avrei voluto andare da qualche parte, non avevo ancora deciso dove, ma stavo per pianificare qualcosa per Pasqua, quindi niente, non potrà fare nulla, andare da nessuna parte. Però altre cose in programma, onestamente, non, no. Niente di importante, insomma. No, niente di importante, per fortuna. C'è qualcosa che hai scoperto di nuovo rispetto, insomma, a cose che non pensavi di voler fare, ma che stai facendo? Hai riscoperto la voglia di fare qualcosa che prima facevi e poi magari durante la vita, presa da molti impegni, non hai più fatto con questo tempo libero, eccessivamente libero che abbiamo, hai riscoperto di voler fare? Allora, a parte pulire ogni angolo della casa, che non è che era una cosa che prima mi piaceva fare tanto, però un'altra cosa è che mi sono un po' rimessa a disegnare. Brava. Ieri, proprio ieri, mi sono rimessa a disegnare, era una cosa che presa dalla routine quotidiana, ormai non facevo più da un po' di tempo. A parte, vabbè, i progettini a scuola, però parlo proprio qualcosa di mio, un momento in cui mi viene voglia di disegnare qualcosa. E proprio ieri ho ripreso a scarabocchiare un po'. E cosa hai scarabocchiato? Allora, ieri abbiamo pranzato con i vicini, Sì. poi abbiamo fatto una partitella a Burrago. Quindi partita lunga, cioè non so se sai giocare a burraco, però è un gioco molto lungo. E riempivo il tempo ritraendo ognuno di loro. Quindi ho fatto tre ritratti. Ho provato a fare tre ritratti. Hai provato, insomma, disegnare non è come saper andare in bicicletta, questo No, 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 troppi anni ferma. l'ho scoperto anch'io perché pure io in questi giorni ho ripreso un po' i pennelli in mano, non lo facevo da
cioè da secoli, e effettivamente non, insomma, ha perso totalmente la mano. Però è una cosa che in questi giorni mi sta aiutando molto a rilassarmi, a proprio, come dire, non, cioè, prendo il pennello in mano, non penso a nulla se non, insomma, a fare il tratto che devo fare, quindi mi aiuta molto a rilassarmi. Riusciamo a estraniarci un po', forse. Sì, ma poi, cioè, poi è bello comunque riscoprire quello che, cioè, volendo il tempo si trova, però riscoprire che si aveva una passione, cioè, si aveva una passione o comunque una competenza e rimetterla in campo, insomma, è bello, Sì. no? Cosa bella. Magari questa cosa ci insegna a non abbandonare poi troppo quelle che sono, che Da. erano le nostre passioni, i nostri momenti di espressività. Sì. Forse questa cosa ci può aiutare, chi lo sa, quando saremo di nuovo nella routine della città, Infatti. dovremo dedicare un po' di tempo a noi stesse, più tempo a noi stessi, che stiamo imparando a farlo in questi giorni. Esatto, sono d'accordo con te. E invece, domanda così, un po' spam, ma quali sono le prime tre cose che farai appena si potrà uscire? Sicuramente verrò in cascina al Mare Culturale Urbano. Poi al mare, vero? Sì, poi al Mare Vero, raggrupperò le persone a me più care, a me più vicine. Brinderemo insieme. Sì. Quindi E venire quindi una è questa, quindi andare in cascina a bere con gli amici, l'altra è andare al Mare Vero e l'altra cosa che voglio tanto tanto fare è andare a ballare in mezzo a tanta gente, tutti appiccicati, senza avere paura di niente. Sì, queste sono le prime tre cose che mi vengono in mente. Non sono cose importantissime, però sono le cose che forse di più mi mancano. ma invece immagina magari tra 10 anni, no? Quando ripenserai a questo periodo, cosa vorresti ricordare? Come si cucina il pane? Come si cucina il pane, cosa significa dedicarsi più a se stessi, cosa significa riflettere su se stessi. E basta, perché poi tutte le altre cose le vorrei dimenticare più che ricordare. Ma tu in questi giorni stai riflettendo molto di più su te stessa? Sì. E... La mia vita, tutto quello che ho fatto finora, tutto quello che farò, che mi aspetta. Ma c'è qualcosa che nel futuro, visto insomma, questo momento di grande riflessione, no? Hai già maturato qualche pensiero che ti porta a dire ok, cioè quando ricomincerò a vivere come prima smetterò di fare quella cosa lì, perché è superflua, perché ho capito che è meglio non fare. C'è No, qualcosa che... No? Bene. non c'è niente che mi viene in mente che non rifarei, che facevo e che non rifarei. Forse non lo so, essere aggressiva quando sono alla guida, eviterò di farlo. So che ci manca così tanto il traffico, Mi saremo eviterò di suonare il clacson appena scatta il rosso e quello davanti a me non parte, o essere agitata quando prendo i mezzi. saremo tolleranti con gli Sì, assembramenti. sicuramente sarò più tollerante, credo almeno i primi mesi. Poi man mano ritornerà davvero tutto come prima, ne sono sicura. Sì. Anzi, non vedo l'ora. Speriamo.
speriamo anzi che torna tutto come prima, ma che qualcosa insomma si sistemerà, no? Cioè, come dire, diventeremo magari più tolleranti, cioè, secondo me qualcosa poi cambierà. Cambierà in meglio e visto tutto questo periodo di grandi riflessioni, ci farà sicuramente cambiare in meglio, Magari mi viene in mente anche nei confronti della natura, proprio, no? visto che ci si sta un po' rivoltando contro e credo che un po' ce lo meritiamo. Esatto. Quindi ora che mi ci fai pensare, forse sai, a volte anche proprio più rispetto per l'ambiente in generale. Anche il fatto a volte per la fretta di buttare la città della sigaretta per terra o tutte queste cose qua, cioè come se la natura ci avesse dato davvero un grande scampo morale. Sì. E quindi bisogna rispettarla, bisogna imparare a rispettarla. Sì, sono d'accordo. Ma c'è un oggetto che nel futuro ti ricorderà per sempre questo periodo? Il carrello della spesa che non ho mai usato e adesso invece non potrei stare senza. Sai i carrellini, quelli che di solito si portano dietro le persone un po' più grandi, un po' più anziane, no? Io di solito non lo uso perché vado in macchina o mi organizzo diversamente, mai usato. E penso che sarà quello l'oggetto che quando tutto sarà passato lo rivedrò e dirò: ah, come mi eri utile nel periodo della quarantena. Esatto. Ma invece di mare, cos'è che ti manca di più? Cioè Il giardino, il cortile, dice. il cortile, mi manca un sacco il cortile, Stare lì. soprattutto in queste belle giornate, perché io, vabbè, parto ogni tanto dare una mano, però poi frequentavo mare per passare il mio tempo libero, per farmi la chiacchierata con gli amici, a volte ci andavo anche da sola perché poi conosco un sacco di gente che lavora lì, ormai li conosco tutti. E quando vedo queste belle giornate penso sempre che vorrei essere sulla sdraio del giardino vostro di mare. Condivido fra. E poi mi mancano tutti i ragazzi che lavorano lì. Sì. Nico, Sara, Musta, tutti. Siamo tutti. Tutti. Sì, no, anche a me, cioè, pensavo proprio in questi giorni che mi manca proprio lo stare lì seduta nel cortile quando c'è il sole, perché c'è una cosa che a me manca invece più di tutte, cioè lasciando da parte i miei affetti, insomma, è proprio il sole, perché io abito insomma, in una casa che ha l'affaccio solo sul cortile interno, quindi il sole insomma, non arriva tanto, no? E quindi questa cosa no, cioè, proprio mi manca. Quindi se poi penso al sole, mi viene in mente poi quei momenti che passavo spesso a mare, nel cortile, magari anche a lavorare, però insomma, in quel contesto a prendere un po' di... Lasciata dal sole. Sì. Ma invece come, cioè, cioè, la prima cosa che ti piacerebbe vedere quando tornerai a mare, qual è? Cioè, cosa ti piacerebbe vedere, fare, cioè, a livello proprio di attività, cosa ti piacerà, insomma, vedere quando entri a mare? Vabbè, allora, vedere i ragazzi che lavorano lì, i miei amici. Cioè, vedere sicuramente quello. Come eventi, più che altro il Festival delle Birrette mi manca tanto. Che speriamo di Il poter. karaoke e tante, tante altre cose. Però il Festival delle Birrette è più di tutto. Sì. Era uno dei momenti che insomma poi anche a me devo dire, perché era un momento in cui vedevo molti più amici venire lì e anche a livello di attività ci si divertiva insomma abbastanza. E invece se dovessi pensare ad un'attività
mai vista a mare, no? Per inaugurare questa nuova ripartenza. Cosa ti immagini? Mi vengono in mente gli aquiloni. Una gara di aquiloni. Bellissimo. Una gara di aquiloni. Certo, lì non so, per correre devi un po' correre per far volare l'aquilone, però secondo me si potrebbe fare fuori. Cosa ne penso? Sì, degli aquiloni. Non so, non l'avete mai fatto forse. Però bel suggerimento. Pensiamo. Invece guarda, ti faccio l'ultima domanda. Sei pronta? Mi piacciono le domande, vai. Allora, se ti avessero detto da domani dovrai stare chiusa in casa per un mese o più, qual è l'ultima cosa che avresti fatto? Ah, è una domanda molto difficile. Sì, a saperlo prima me ne sarei andata un'intera giornata al mare, anche se faceva freddo. Sì, avrei fatto questo, credo. Sarei andata da qualche parte, probabilmente, molto probabilmente vicino al mare. Non dico proprio giù da me, ma anche qui vicino, in Liguria. Sì, giù da te in Puglia, dici. Eh sì, fra. Mi viene in mente questo. Sembriamo allineate, ti capisco molto e insomma spero che le prossime vacanze che riusciremo a fare presto, insomma, le passeremo insieme al mare. Ma sì, sarebbe bellissimo. Io ti Sarebbe saluto. proprio bello. Ti Va ringrazio per bene. la giornata e ci Grazie vediamo presto, Fra, spero. a te, grazie a te. Speriamo presto, speriamo presto. Brinderemo insieme. E Ciao. tutto, quando tutto ciò sarà finito. Ciao Elena, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao.